La stima iniziale potrebbe essere addirittura al ribasso nelle Marche, 1 milione di tonnellate di macerie in cui il terremoto del 2016 ha ridotto case e vite. Sta per arrivare il quarto anniversario del secondo round delle scosse, quello di fine ottobre, e ancora nelle Marche ci sono almeno 200.000 tonnellate di pietre e mattoni da portare via per lasciare libero lo sguardo verso il futuro. Le cifre ballano tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, dove i costi a tonnellata variano da regione a regione. In mezzo, nel corso dei tribolati 4 anni, la revoca dell'appalto a Piceno Ambiente nell'Ascolano, che operava principalmente su Arquata del Tronto, e l'affidamento a Cosmari per tutta la partita regionale. E ancora l'impasse sul chi paga adesso e lo stop nel limbo dell'emergenza ricostruzione, poi superato con l'accordo tra il commissario Legnini e il capo della Protezione Civile Borrelli. Parla di nervo scoperto il neo assessore regionale di Fratelli d'Italia con delega alla ricostruzione Guido Castelli, ospite di Sibilla, le voci della ricostruzione. Questo è veramente un nervo scoperto. Proprio con l'ingegner Scuri abbiamo programmato una serie di riunioni e di sopralluoghi, perché c'è qualcosa che va capito e compreso, se è vero che la società pubblica, peraltro, che è stata incaricata della ricostruzione delle macerie, soprattutto ad Arquata, ha delle difficoltà che vanno affrontate e risolte, perché sennò si deve cambiare il schema di gioco. A me risulta ad esempio che siano in pochini i dipendenti che lavorano, le macerie sono poche, avevamo degli standard di rimozione che dovevano, parlavano di 1.000 tonnellate al giorno, siamo ampiamente al di sotto. Non basta descrivere il problema, va affrontarlo. Quello sicuramente è stato un momento dell'attività dell'emergenza che va capito, approfondito e riletto. Come assessore delegato a questa faccenda prenderò il toro per le corna, però lì c'è qualcosa che sicuramente non ho tutta la constatazione, però l'idea che ancora ci siano tutte quelle tonnellate di macerie a terra rende anche poco credibile il mondo delle istituzioni. Rivedere, cioè, il rapporto con Cosmari, mi scuso insomma per la domanda a bruciapelo. La domanda è a bruciapelo, però non ci giriamo intorno. Bisogna capire cos'è che non consente a Cosmari di raggiungere, almeno per quanto riguarda,